Antonella Caggese del Gal Meridania, manifestazione molto bella, ripeto, purtroppo il tempo ci sta un po' abbandonando, però insomma io vedo che la gente davanti al soffitto non si muove. Sì, non solo davanti al soffitto ma anche davanti alle colazioni contadine che abbiamo servito stamattina. È una manifestazione bella perché davvero ha richiamato moltissima gente, non solo dei Monti Dauni, ma abbiamo avuto presenze anche da tutto il nord barese, dalla vicina Campania. Addirittura abbiamo incontrato prima delle persone che venivano dal Brasile, non so come abbiano potuto sapere di questa manifestazione, però oggi erano qui con noi. Grande affluenza anche oggi, nonostante appunto il tempo non ci sia amico, però questo vuol dire che i Monti Dauni hanno un appeal molto particolare e non solo Bovino oggi rappresenta un territorio che è fatto di 30 comuni che appunto camminano insieme su un percorso di promozione, su un percorso di sviluppo che è legato sicuramente all'enogastronomia, alle tradizioni ma anche alla cultura, alla natura e a tutti gli elementi che abbiamo in questa bellissima terra. Ma infatti io prima con la dottoressa Bila Consiglio dicevo proprio questo, che il brand Monti Dauni c'è, quando si muovono funziona. Assolutamente, il lavoro che abbiamo cercato di fare in questi anni come Gal Meridania ma anche con tutti gli operatori del territorio è quello di creare un'identità territoriale precisa, forte, nella quale appunto un territorio si riconosce, e riconoscendoci come Monti Dauni possiamo anche pensare a delle progettualità strategiche che possano portare sviluppo turistico ma anche sviluppo economico, perché ricordiamo che poi il turismo deve essere assolutamente una leva per fare economia, quindi per riempire le strutture ricettive, per riempire i ristoranti, per far venire gente che qui spenda tempo e denaro. Perdonatemi se non è molto elegante questo concetto, ma alla fine è quello che vogliamo. Ok, grazie molte. Grazie allora, a voi. Presidente del GAL, Alberto Casoria, una manifestazione molto riuscita, lo ripeto, nonostante il tempo non sia stato molto clemente con noi, però c'è molta partecipazione. Dicevamo prima con la dottoressa Consiglio che il brand Monti Dauni, quando si muovono i Monti Dauni, forse c'è. Ma io toglierei il forse. Monti Dauni c'è. Monti Dauni c'è oggi e ci deve essere ancora sempre di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché noi stiamo con l'aiuto di tutte le associazioni, i comuni. L'evento di oggi è una dimostrazione che quando si lavora assieme i risultati arrivano. Oggi c'è il GAL, c'è Slow Food, ci sono 6 comuni dei Monti Dauni, 6 comuni dell'Irpinia. E parliamo del cibo. Il cibo per noi, l'ho sempre detto, non è solo cibo. Cibo è cultura, è storia, sono le nostre tradizioni contadine. Oggi tutto questo diventa qualcosa che si tocca. Questo clima gioioso che c'è, questa amicizia che si respira fra tante persone che sono arrivate qui è la dimostrazione che noi possiamo essere oggi non solo destinazione turistica ma anche esportare un modello di vita che nelle grosse città si sta perdendo. Quindi coesione sociale, la voglia di spendersi per gli altri e la voglia anche di conservare le nostre tradizioni a cui teniamo gelosamente. Insomma, è chiaro che è così. Presidente, nuove prospettive, nuovi progetti, nuove cose, insomma il GAL Meridania insomma, è uno dei GAL probabilmente più attivi che c'è, quindi nuove iniziative per i nostri comuni. Allora, certamente noi stiamo lavorando già per la nuova programmazione assieme ai 30 comuni. Martedì mattina con l'assessore regionale vicepresidente Angela Barbanente presenteremo il piano che abbiamo elaborato, ma soprattutto voglio dire, nella nuova programmazione ci saranno ancora tante attività di promozione del territorio, di promozione dei prodotti. Il brand Monti Dauni sarà sempre più pubblicizzato, deve diventare per noi una specie di mantra, Monti Dauni, Monti Dauni, quindi non più subappennino, ma voglio dire è un'operazione a cui tutti noi teniamo tanto. Per quanto riguarda Meridauni, il lavoro che stiamo facendo ci permette oggi di guardare al prossimo futuro con diciamo, abbastanza ottimismo. Ci saranno ancora tante risorse nella nuova programmazione e noi speriamo assieme alle Proloco, assieme alle associazioni, voglio dire assieme a tutto il territorio, di riuscire finalmente, ma in maniera definitiva, a entrare nell'elite
della Puglia migliore, quindi non solo Gargano, non solo Salento, non solo Valle d'Itria, ma anche Monti Dauni. Grazie Presidente, grazie e auguri per il lavoro. Bene, siamo arrivati finalmente alla fine, quindi al momento più bello, che è la premiazione. Già si sentono, grazie. Non sono io che dovrò dire chi ha vinto, quindi io faccio solo una piccola introduzione. Sono più bassa io però, ok. Allora, sono qui con Biagio Dedda, che è il presidente di Slow Food, dei Monti Dauni. Per i Monti Dauni, responsabile no, mi sa che c'è dell'ironia in tutto questo. Ok, di Slow Food, ok. Allora, vedo tutti attentissimi, quindi io non perderei tanto tempo. Quindi do il presidente, do la parola a Biagio Dedda, responsabile di Slow Food dei Monti Dauni, che finalmente decreterà il vincitore, vi dirà chi è il vincitore della nona edizione della disfida, ok? Grazie Michela, non è colpa sua, nel senso che io l'ho quasi costretta a venire a presentare, lei non voleva, però voglio dire, solo noi insomma erai, quindi una bella ragazza ci voleva. Grazie Michela, grazie, sei stata bravissima. Sono Biagio Dedda, soltanto membro del comitato di condotta di Slow Food Foggia Monti Dauni e mi occupo dei Monti Dauni, senza presidente, senza niente, assolutamente. Andiamo con la proclamazione che farà il presidente della giuria, il dottor Giancarlo Capacchione, che è segretario regionale di Slow Food Campania. Intanto ringraziamo gli amici della condotta Slow Food, Irpini, a Valle dell'Ufita e Taurasi, nella qualità del presidente, del fiduciario Tonino Ferrante, che veramente senza di loro non si sarebbe fatto, perché la manifestazione nasce in Irpini. Grazie, grazie veramente di cuore. Grazie a Michele Dedda, sindaco di Bovine, per la bellissima ospitalità e disponibilità, e diciamo anche economica. Vabbè, non ti dico che, come dire, il comune comunque c'è un impegno per questo tipo di evento. Salvatore Taron, vicepresidente regionale, e non mi dilungo, riceveranno un tagliere, diciamo come ricordo, tutti i partecipanti, dopodiché verranno premiati i primi tre. Do adesso la parola, Torino, tu vuoi dire due parole? Al sindaco Michele Dedda e poi passiamo alla proclamazione. Buonasera a tutti e grazie di stare qua sotto la pioggia. Per la seconda volta Bovino ha avuto l'onore e l'onere, come dici tu, di ospitare questa splendida manifestazione. Quindi un grazie prima di tutto a tutta la famiglia di Slow Food, che ha voluto che questa grande festa di tradizione, di qualità dei nostri prodotti, si ripetesse per la seconda volta a Bovino. Siamo orgogliosi di questo, perché crediamo di avere una bomboniera da mettere a disposizione di chi viene da fuori. E nell'occasione ricordiamo, anche se qua ci sono quelli del distretto della Campania, che Bovino concorre a partecipare come borgo più bello d'Italia, e quindi anche chi volesse ci può votare. Detto questo, penso che state tutti quanti con la palpitazione per sapere chi ha vinto. È giusto che dica qualcosa il nostro presidente, innanzitutto se gli sono piaciuti tutti e 15 soffritti, quindi meglio di voi non lo sa nessuno. Grazie della partecipazione. Allora, purtroppo a noi di Slow Food ci tocca sempre di stare a tavola, a mangiare tutto il tempo. Siamo stati 3 ore, è un sacrificio che ci viene chiesto ogni volta e noi ci prestiamo anche volentieri. Innanzitutto devo fare i complimenti a tutti e 15 i comuni che hanno cucinato questo soffritto, che meritavano tutti per l'impegno e anche per la qualità dei piatti.
e devo dire altissima per tutti quanti, anche materie prime. Insomma, si vede che ci sta questa cura e una ricerca proprio delle materie prime del proprio territorio. Oltre questo, a noi insomma, piace anche dire il fatto che c'è stato tutto l'impegno da parte della giuria. Devo dire anche il giudizio è stato abbastanza coerente e unanime da tutti quanti i membri della giuria. Ci abbiamo messo il massimo impegno e quindi devo dire che poi alla fine il risultato è stato quello che era più rappresentativo delle idee di ciascuno di noi. Il soffritto di maiale si fa un po' in tutto, dappertutto, anche in Campania abbiamo, io vengo da Salerno, nella provincia di Salerno il soffritto si fa esclusivamente con l'interiora del maiale, con le parti meno nobili e l'interiore soprattutto, e si usa anche il pomodoro. Invece nella zona del Cilento la chiamano la sfrionzola. Ed esattamente come la fanno qua, come la fate qua, con il peperone acito, con le parti del maiale, e qualcuno mette le patate, altri non le mettono le patate. E comunque ci sta una grande, diciamo, coerenza e unanimità da parte all'interno delle varie zone della Campania. Ora direi che possiamo anche dire il risultato. Devo dire che i punteggi sono stati molto vicini tra di loro, proprio perché diciamo, la qualità dei piatti era tutta molto alta. Alla fine siamo arrivati a un risultato che diciamo i primi tre soprattutto sono molto vicini uno all'altro con i punteggi. Allora partiamo dal terzo posto. Sì, prima di dire. No, invito un rappresentante per ogni comunità che magari venga avanti in modo che poi possa ritirare il tagliere, l'attestato e il tagliere, così siete già pronti solo per questo, grazie. Allora al terzo posto il comune di Flumeri. Antropomorfe che stanno qui nel Museo Civico di Bovino, che risalgono al terzo millennio avanti Cristo e che sono state ritrovate da una famiglia di Bovino, famiglia Gesualdi, e le donò al Museo Civico di Bovino. In questi giorni il sovrintendente per la Puglia di Taranto ci chiede che queste stele vengano trasferite al Museo di Manfredonia. Cosa noi non faremo succedere mai, proprio per rappresentare questo attaccamento che noi abbiamo alle stelle, abbiamo pensato di fare un tagliere che rappresentasse la nostra identità. Niente di più. Le stelle saranno qua, sono di nostra proprietà, non se le porterà mia nessuno. Però approfittavo anche di questo momento, perché ho dimenticato una cosa importantissima. È vero che il Comune ha partecipato a far sì che si facesse questa sfida, ma senza l'aiuto di tutti i volontari, giovani e meno giovani, che hanno partecipato a questa sfida, e senza l'aiuto di questa peperina, chiamiamola così, di Maria Rosario, presente alla Prologo, mai avremmo potuto organizzare una cosa del genere. Quindi un grazie caloroso a tutti gli amici che hanno voluto dare una mano al Comune per l'organizzazione. Grazie mille. A questo punto ringraziare anche il GAL, Meridaunia e Promodaunia che hanno contribuito a far sì che questo evento si facesse. Prego Presidente, è l'ultima volta che la interrompiamo, Presidente. Manteniamo ancora viva la sostanza.
volevo anche ringraziare i responsabili Slow Food della zona condotta a Foggia e Monti Downi. Insomma, l'organizzazione è stata perfetta anche con gli amici dell'Irpinia, Valle dell'Ufita e Taurasi. Devo dire che quando ci mettiamo noi di Slow Food, le organizzazioni sono sempre perfette. Complimenti a Bovino per il bellissimo paese in cui non ero mai stato. Grazie. Secondo posto. Gesualdo. C'è stata anche una grande presentazione con il principe e la principessa Gesualdo. Complimenti. E ora? C'è un premio per il secondo posto. Ah, già fatto, stavo a posto. Allora, perfetto. Allora procediamo col primo posto. Allora mi tocca dire, proclamare, non me ne vogliano tutti gli altri, ma il vincitore. Lo devo rileggere perché dovessi sbagliare. Devo dire con uno scarto anche significativo di voti, Bovino. Mi toccherà di nuovo stare qua. Scusa, volevo dire che ovviamente il merito va a Nicola, il nostro cuoco internazionale, che essendo impegnato al ristorante non può essere qui presente, però ci rappresenta a livello culinario al 100%, quindi siamo tutti con lui. Mi raccomando, votate, siamo il borgo dei borghi più belli d'Italia, mi raccomando. Complimenti, eh. Allora, in ordine verranno chiamati per ritirare comunque il premio di partecipazione. Michele, questo lavoro lo devi fare tu, dove stai Michela? Questo è il lavoro che devi fare tu. Vieni qua, prendi il microfono e chiami ad uno chi è che deve essere qui. Allora, ovviamente no. Allora, quindi dovrei chiamare in ordine tutti quanti. Vado a memoria, in ordine alfabetico. Posso chiamare? Ariano Irpino. Appunto, Ariano Irpino, dov'è? Un rappresentante di Ariano. Sempre in ordine alfabetico, io chiamerei Bonito. Vieni Michele. Ariano Irpino. Ariano sta arrivando, nel frattempo c'è Bonito. Grazie Michele per aver partecipato, per essere stato qui. Ci vediamo l'anno prossimo. Vabbè. Un bacio. No, Bonito. Poi abbiamo Bonito, sì? Dai, dai. De Niceto. Dove sono i rappresentanti di De Niceto? Poi abbiamo Castelluccio Valmaggiore. Ecco.
Ercoli, Orsara, vieni Antonio, Orsara, la comunità di Troia, Nuovo. Casa al Nuovo, Monte Rotaro. Già abbiamo chiamato. Allora chi manca? Flumeri! Flumeri! Siamo andati Flumeri? Taurasi, eccolo, eccolo qui, Taurasi, e poi andiamo finito. Maria Rosaria, passo il microfono a te per le ultime parole, perché è giusto. Maria Rosaria, Melito, 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 scusatemi, Melito, perdono, quando perdono, io non sono preparata, me lo dovevano dire prima, che l'improvvisazione è fino a un certo punto, poi dopo uno dimentica. Ricordate con le vostre mail di votare sul sito www.chierimangiaro.rai.it. Vita. Io volevo ringraziare tutti per la presenza. Le condizioni meteorologiche, non nascondo la nostra felicità per la vittoria, anzi spero che questa vittoria si possa seguire il 23 marzo con la vincita al Borgo dei Pugni. Quindi vi chiedo di votare per Povino e vi rimando all'anno prossimo. Grazie.